Benvenuti ad una nuova puntata del Fatto. Oggi ci occupiamo di letteratura, ma di un segmento della letteratura molto particolare, di un segmento letterario che sta andando benissimo, però la letteratura cosiddetta di genere, il giallo, il noir, il thriller, il polar alla francese, non è davvero un fenomeno solo di moda. Lo dimostra il fatto che ha espresso tantissimi talenti letterari e sin dai tempi più lontani. Quindi pensate alle grandi firme della letteratura che si sono cimentate in questo genere. Oggi è vero, vive un grande boom, sono in vetta alle classifiche gli scrittori che appunto pubblicano noir, thriller e affini in tutto il mondo, non solo in Italia. Pescara da qualche tempo, precisamente dal 2017, ha deciso di dare una opportunità di visibilità, ma anche di conoscenze e approfondimento agli autori di questo genere letterario e così nasce il discorso di cui stiamo per parlare. Pescara a Luci Gialle, che è un festival della letteratura del brivido, arrivato quest'anno alla seconda edizione. Si terrà dal 2 al 5 maggio a Pescara, mentre nel 2017 si è tenuto lo stesso nei primi giorni di maggio. Per parlarne, a fianco a me c'è l'avvocato Carmine Ciofani, che è il presidente del comitato Buonasera. direttivo di Pescara Luci Gialle, buonasera, nonché anche presidente dell'associazione Numero Zero, che è una delle due associazioni, dei due organismi, insomma, che si danno da fare per l'organizzazione di questo festival, perché c'è anche il Rotary Club Pescara Nord e poi c'è anche il sostegno del comune di Pescara. Cominciamo andando indietro invece di andare avanti, dal 2017, che cosa è successo? Un evento che era così nato un po' in sordina perché era il primo e quindi ci si cimentava. Noi del direttivo, lo posso dire perché di questo direttivo faccio parte anch'io, ci siamo un po' improvvisati, no? Organizzatori di un grande festival, ma evidentemente l'abbiamo fatto piuttosto bene perché il festival è andato benissimo e lo testimoniano le immagini. Ci sono sale gremite che possiamo produrre come prova, visto che lei fa l'avvocato, allora ci parliamo così. Però ecco, cosa è successo nel 2017? È stato un atto di coraggio di un gruppo di amici, protagonisti della cultura di casa nostra, di appassionati per la lettura e anche di interessati a promuovere la lettura nella nostra città. È cominciato un po' come un gioco, poi piano piano è andata avanti, ci ha preso un po' la mano a tutti quanti noi ed siamo riusciti 2 anni fa a mettere su veramente una 3 giorni formidabile con ospiti nazionali ed internazionali di assoluta qualità, scrittori, commentatori, testimonianza ne è stata la partecipazione dei cittadini, dei nostri concittadini, anche in orari estremi come accadrà anche quest'anno, insomma, Certo. sera tarda. Insomma, è stata un'iniziativa che questi amici hanno voluto donare alla città di Pescara, perché Pescara è la nostra città. Un appuntamento di questo genere, proprio specifico su un campo della letteratura, non c'era, non c'è mai stata a Pescara. E l'apprezzamento ci ha spinto a A ripeterci e a riprovarci. riprovarci in questa avventura. Insomma, ed è uscita adesso quest'anno. Siamo riusciti a mettere su un piano di lavoro veramente di altissima qualità. Io invito i cittadini ad affacciarsi, a sedersi, a sentire un po', perché sarà una 4 giorni, dal 2 al 5 maggio, formidabile. Voglio anche soffermarmi sulla formula particolare di questo festival. Gli scrittori non vengono solo lì con il loro libro, lo presentano, ne parlano, si mettono due autografi e via. No, noi scegliamo di solito dei temi, e per trattare di questi temi cerchiamo lo scrittore giusto. Per cui se parliamo di spionaggio, per dire, o di spy story, o di terrorismo internazionale, intrighi di questo genere, chiamiamo gli scrittori che secondo noi meglio esprimono o comunque esprimono bene quel campo. Se parliamo di giallo nordico, come accadrà quest'anno, chiamiamo una delle rivelazioni dell'anno per quanto concerne la letteratura scandinava e così via. Insomma, quindi tematiche alle quali vengono poi, sulle quali vengono poi inseriti gli scrittori più adeguati. E prima di parlare del programma di quest'anno mi soffermerei anche
anzi, ci provo a citare qualcun altro del comitato, sicuramente ne dimenticherò qualcuno, però prego l'avvocato Ciofani di soccorrermi. Vorrei citare naturalmente la direttrice artistica Angela Capobianchi, che è una giallista a sua volta e che ha tantissime conoscenze e tantissima cultura in questo campo. Poi citiamo anche lo scrittore Enzo Verrengia, che è nostro compagno di direttivo, ma anche lui appunto si cimenta in questo genere letterario. Poi abbiamo l'imprenditore Emilio De Florentis, abbiamo la docente Elena Ricci, perché adesso parleremo proprio dell'università, abbiamo il sempre sveglissimo Luigi Paluzzi, chi dimentico? Gianni D'Alessandro. Giovanni D'Alessandro, altro scrittore. Ugo Perolino. Eccolo qui, Ugo Perolino, altro docente dell'Università d'Annunzio. Insomma, abbiamo giornalisti, scrittori e docenti. Giacomo D'Angelo, naturalmente, uomo di cultura e giornalista, e nostro anche orgoglio, devo dire, cittadino. Qui vediamo nelle immagini, tra l'altro, l'edizione dell'anno scorso, dove c'era appunto Romano De Marco che intervistava Matteo Strucul, che è un altro ormai super affermato scrittore di gialli di ambientazione storico-medievale, e quindi anche lui è stato nostro ospite. E però, dicevo, partiamo un po' dall'università, perché all'università si comincia proprio il 2, prima di andare dal 3 pomeriggio al Museo Vittoria Colonna, si comincia il 2 maggio con una serie di appuntamenti, un convegno però che ha delle diverse sessioni per approfondire i temi del giallo, del noir, ma anche a livello internazionale, anche nell'aspetto della traduzione, naturalmente, visto che è il Dipartimento di Lingue e Letterature Moderne, con veramente degli ospiti notevoli anche quest'anno come relatori, giusto? Sì, dall'Università di Valencia, francesi, americani, cioè abbiamo una testimonianza notevolissima organizzata dal Dipartimento dell'Università di Letteratura dell'Università di Pescara. Però volevo tornare un attimo all'accenno che faceva lei, che non è una manifestazione per promuovere un libro specifico, esatto, scritto qual determinato attore, anche perché questo è un altro messaggio che dovremmo tentare di comunicare: la cultura non è solo conoscenza, ma è anche elaborazione. Loro vengono per discutere di tutto ciò che è dentro, attorno e sopra la letteratura gialla, farne argomento di riflessione, di promozione culturale, di elaborazione culturale, perché se ci fossimo fermati solamente alla presentazione dei libri sarebbe stata una cosa, per carità, comunque sempre di elevato spessore, ma contenuto e ristretto in un ambito diverso. Deve essere un tentativo, attraverso la promozione della lettura e di una specifica letteratura, alla elaborazione, alla riflessione, perché poi, insomma, adesso occorrerebbe più tempo, ma la letteratura gialla è quella che forse più entra dentro, perfora l'intelligenza delle persone, la curiosità, lo stimolo. Certo, poi ti spinge, no? Ti sfida. Okay. Ti sfida, certamente, è proprio questo. E noi, questo è il tentativo che con questa seconda edizione abbiamo sviluppato, allargando il campo e l'area dell'università, e quindi arricchendo l'appuntamento di altissima qualità istruttiva. Certo. E poi con appuntamenti significativi, ne posso indicare qualcuno intanto. Certo, no? Certo. Per esempio, c'è un bellissimo appuntamento sabato 4 mattina con una retrospettiva dei gialli televisivi degli anni 70, 80, forse anche prima, commentati oltre che dal nostro amico, da Paolo Smollica, dalle immagini di Pino Bruni. Dallo sceneggiatore Biagio Proietti, che è un nome che insomma perfora il campo di cui... E di lui si fa un gran parlare, perché è appena uscito un libro su di lui, Un visionario felice, quindi se ne parla in tutta Italia, lui è un po' dovunque, e sarà anche nostro ospite per sceneggiati, per parlare di sceneggiati storici come Dove Anna, come tantissime altre, insomma, di quel periodo. Poi lui è stato anche... Li vedremo quella mattina. Poi abbiamo appuntamenti con giallisti di
di fama ormai affermata, come Roberto Costantini, che sarà accompagnato nella sua chiacchierata dal rettore della LUIS Andrea Principe, e avremo il giorno prima, la sera prima, Valerio Varesi, insomma. Il papà del commissario Sonego. E poi Anna Lindberg, questa scrittrice svedese, che è uno dei due ospiti internazionali che noi avremo quest'anno, perché poi c'è un appendice nel domenica 5 pomeriggio presso la libreria Coop con Tim Willocks, che è un altro nome per chi soprattutto si muove dentro questo ambito di grande affermazione. Vorrei dire un'altra cosa, che quest'anno, come ultimo appuntamento della domenica mattina, ci sarà anche una riflessione tra letteratura e letteratura gialla, quindi una prima porta aperta verso il campo più vasto della letteratura in genere e non solo in quella. Tra l'altro con Marina Mander, che è finalista al premio Marina Strega Mander, quest'anno, che è una delle selezionate, un altro bel nome. Allora, insomma, se la comunità pescarese, quella curiosa, quella colta, ma anche quella che si lascia intrigare da qualche ora di sapienza, noi riusciremo anche per gli anni prossimi, sperando di incrociare la sensibilità, diciamo, delle istituzioni con maggior passione e maggior interesse, così avremo un giorno regalato a questa città una bella bandiera da spendersi in campo nazionale e anche in campo internazionale. Certo. Dico solo questo, che due anni fa, quando avemmo ospite Wolf Dorn, che è uno dei giallisti più letti d'Europa e non solo tedesco, in Europa, tedesco, affascinato da Pescara, non affascinato se ne andava più da Pescara, eccolo qui, lo vediamo adesso, insomma noi siamo diventati famosi, il club Pescara, Club Rotary Pescara Nord, quale va riconosciuta l'iniziale spinta verso questo incontro, è diventato famoso in tutto, perché Wolf Dorn ha fatto girare queste immagini ovunque e dovunque. Naturalmente è anche una promozione per la città, perché poi sono autori che sono tramite Facebook, certo, pubblicano foto, quindi riportano il loro gradimento e il modo in cui sono stati accolti dalla città, ovviamente. Volevo dire anche che quest'anno tentiamo con i ragazzini, i giovani ragazzi del club Pescara, Rotary Pescara Nord, un tentativo di coinvolgimento del mondo del commercio, attraverso la consegna ai negozi, ai punti di commercio, di teloni gialli da mettere sulle vetrine. Fate vetrine gialle, ecco, dal 2 al 5 per incoraggiare maggio a fare vetrine gialle, ed è un modo ulteriore di chiedere l'affetto di parte della città, quantomeno, a questo nostro impegno, che è stato un impegno ed è un impegno anche, diciamolo, perché certo, abbastanza faticoso, però siamo molto contenti, speriamo di cogliere il successo. Certo, il nostro gruppo è di volontari, naturalmente si vede a partire da ottobre, no? Con cadenza regolare, poi più fitta nell'ultimo periodo. Io vorrei ricordare anche le scuole, perché proprio come dicevi, certo, le scuole hanno poi una giornata tutta per loro, che è il 10 maggio il 10 quest'anno, maggio, e sempre al Museo Colonna, dove i cinque istituti superiori che hanno aderito quest'anno, che lo avevano fatto anche nella precedente edizione, attraverso degli elaborati che vanno dalla sintesi, dall'analisi del racconto alla anche performance vera e propria, recitativa. E i ragazzi hanno fatto questi elaborati su racconti o romanzi gialli, e le loro performance saranno valutate e premiate la mattina del 10 maggio. Quindi c'è anche questo aspetto delle scuole, che coinvolge la città, anche perché poi si svolge tutto l'anno nelle scuole, cioè gli scrittori vanno periodicamente ad incontrare i ragazzi coinvolti proprio in classe, quindi anche questo è un appuntamento. Fra le altre citazioni che posso fare, siamo quella di Marina Moretti, che forse prima nell'elencazione non l'abbiamo giusto, ma senza l'apporto di Marina Moretti, insomma, che è quella non la facciamo, però invece voglio citare sia Pier Giorgio Pulici che Stefano Di Marino, che Andrea Carlo Cappi, altri nostri ospiti, ma anche Pier Nicola Silvis, ex questore di Foggia, oggi scrittore, così come invece Igor De Amicis, ancora capo della polizia penitenziaria a Teramo,
e oggi scrittore anche lui, quindi è un bel incontro, che sono i poliziotti che scrivono, insomma anche questo sarà un incontro sicuramente interessante. Ma anche qui, insomma, noi abbiamo cercato, e qui veramente l'apporto di Marina Moretti è stato anche determinante, di costruire un viaggio, perché tocchiamo i giallisti nostrani, di casa nostra, e il giallo d'epoca con Bruno Nacci e Laura Segnalati. Laura Segnalati, insomma, senza ripeterci con 2 anni fa, con la manifestazione di 2 anni fa, allarghiamo in campo, speriamo. Assolutamente, non abbiamo nessun ospite che sia già avvenuto, perché non è la solita compagnia di giro, ma ogni volta una sfida diversa. E allora, Pescara Luci Gialle vi aspetta dal 2 al 5 maggio, 2 maggio mattina e pomeriggio all'Università d'Annunzio e anche il 3 a mattina all'Università d'Annunzio, poi dal pomeriggio del venerdì il 4 e il 5 al Museo Vittoria Colonna, appendice extra time il 5 pomeriggio alla Libreria Coop del Centro d'Abruzzo e infine mattinata per le scuole il 10 maggio. Tutto sì, a posto? Un incoraggiamento, tutto. Un invito ai ragazzi, alle nuove generazioni a venire, a partecipare, a lasciarsi trascinare da... E a fuggire per qualche ora dagli smartphone. Esatto, e insomma andare a vedere giallo per un po'. Grazie all'avvocato Ciofani, che è il presidente del comitato direttivo di Pescara Luci Gialle. Alla prossima.